Ed è così che l'assemblea del PD, riunita al centro congressi Santa Loia di Tito, rilancia la candidatura del presidente della Basilicata Marcello Pittella alle prossime elezioni regionali. Il PD fa dunque quadrato attorno alla ricandidatura del governatore uscente, dopo che nei giorni scorsi due distinti documenti, uno sottoscritto da segretari di circolo del PD, l'altro da sindaci Dem di un certo numero di comuni lucani, hanno sostenuto la necessità di una riconferma, richiesta avanzata anche alla luce del positivo giudizio espresso sul quinquennio Pittella. È proprio da lui, dice il segretario regionale Mario Polese nella relazione di apertura, che confida di ripartire quale fondamento di una coalizione dove possano convergere sia le forze della sinistra che quelle della società civile. Un capitano forse più stanco, sottolinea Polese tra gli applausi dei presenti, ma non meno coraggioso, può farcela ancora. Devo dire la verità, ha fatto piacere oggi riscontrare che oltre 150 tra sindaci e segretari di partito si siano espressi in una maniera così netta a sostegno della ricandidatura di Marcello Pittella, e non solo, a sostegno della squadra che lo ha sostenuto, a sostegno delle politiche che sono state messe in campo e anche con dei suggerimenti, anche critici, anche di profonda rivisitazione di alcune scelte che vanno rettificate. Un'assemblea partecipata dai toni pacati che si è aperta con la relazione di Polese, cui ha fatto seguito il documento dei sindaci prima e dei 70 segretari di circolo poi, tutti a sostegno del governatore. Tra le voci dissonanti su una condivisione circa il Pittella bis c'è quella dei Frontedem di Piero La Corazza. Diversi ancora gli interventi prima della chiusura dell'assemblea con la risoluzione che acclama il presidente e la relazione di Pittella. Credo che sia utile ripartire dai cittadini e Marcello Pittella insieme ad una comunità molto più ampia che è PD, ma non è solo PD, è società civile, è centrosinistra, forze politiche, ma non solo, deve ripartire dall'ascolto, dal contatto, dal ritrovare un'empatia necessaria con i cittadini. Lì andremo a discutere le possibilità di ulteriori occasioni di sviluppo, opportunità per la nostra regione. Lì costruiremo il nuovo luogo per dare prospettive future ai nostri giovani.